abbiamo parlato prima del Carnevale di Venezia, non potevamo non parlare del Carnevale di Viareggio per la gioia di Adriano Lippi, insomma, la sua città. Cielo azzurro, sole e temperature miti hanno baciato il primo corso del Carnevale di Viareggio 2022, ieri pomeriggio lungo i viali a mare della passeggiata. Tanta gente, lunghe code all'ingresso per quella che è la prima grande manifestazione di massa in Italia, a ripartire dopo l'ondata invernale di contagi. E ripartenza è una delle parole chiave menzionate durante i saluti istituzionali del governatore della regione toscana, del sindaco e della presidente della Fondazione Carnevale, che dal palco di Piazza Mazzini hanno parlato anche di speranza e orgoglio per un evento che fino a poche settimane fa era tutt'altro che scontato. Poi l'alza bandiera di Burlamacco, il triplice colpo di cannone e il via alla festa fra musica e balli. Protagonisti indiscussi come sempre i carri allegorici, con la loro fantasia, i colori, i costumi e le coreografie capaci di ammaliare il pubblico, ma anche l'omaggio a Monica Vitti, i balli al ritmo di Måneskin e il carro che rappresenta Achille Lauro. Per conoscere il numero esatto di spettatori servirà ancora un po' di pazienza. La capienza massima consentita per questo corso inaugurale era di 40.000 persone, ma certo il colpo d'occhio è stato da Carnevale vero. Dopo il 2021 autunnale quasi surreale col pubblico all'epoca costretto a rimanere seduto, quasi stesse assistendo a uno spettacolo teatrale.